bellezza e fra un'ora ho il treno per andare a Milano. Ciao, io sono qua con le valigie, cioè con la valigia e la borsa di Lush e mi sto recando in stazione, fra un po' il treno, ci vediamo dopo. Ciao e rieccomi qua insieme al mio fotografo. Adesso noi stiamo andando in Porta Garibaldi a Milano e dobbiamo prendere più tardi verso le 8. 8 e un quarto, 8 e 18, tra l'altro. Che partiamo per Firenze. Buona colazione. Cos'hai preso tu? E ciambellino. io questa qua, buonissima, appena sfornata. Dove siamo? Siamo Girati. in piazza in stazione Milano Porta Garibaldi. È piazza Gaia Aurelia. Sì, penso di sì. Yeah, e anche. E anche il Louis Vuitton Store. Siamo appena arrivati in stazione e stiamo andando a fare un giretto perché abbiamo il treno tra un'ora. Facciamo la scaletta. Guardate che figata. Pazzesco, la Bibbia è già di là e io sono rimasto di qua. Adesso quindi stiamo facendo un girettino e lì infatti c'è la stazione. Questi palazzi sono magnifici. Siamo girati in piazza Gare Aulenti e poi andremo a prendere il treno per Florenza. Fai una cosa. Comunque siamo arrivati ed è. Guardate che è fighissimo, ma è deserta, cioè non c'è nessuno proprio, zero nessuno. Guardate la mia bibina che è lì. Ah, che bello! Ah, che stanchità. E adesso siamo al Chiaraferragni Store. E poi però Chiaro i non prezzi. sono così proibitivi come prezzi. No, beh, più o meno. Guarda, è roba che ti compri. T-shirt 135 zen 295. Beh, c'è di peggio, c'è da dire. Comunque è orrendo questo zaino, mi dispiace. Chiara, mi dispiace. Questo è il Button Store. Adesso sì, c'è i telefoni. Che i telefoni? Che i telefoni? Adesso stiamo tornando in stazione perché il treno arriverà, mi auguro. Se abbiamo le 8:18, sono le 7:38. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato, è questo qua, l'ultimo. E l'abbiamo trovato, non ho capito perché sta luce fa così, però vabbè. Ma Adesso non devo c'è la aspettarlo. parte. Dio santo, abbiamo fatto una corsa. Siamo saliti. Comunque non è molto differente dalla business, ti giuro che Siamo super è identica. Cioè, ci sono i sedili in pelle. Forse un po' più grandi, ma nemmeno. Ma sì, il massaggio poi tu lo fai io. Quindi ci sono le prese come lì. Sinceramente. Devi mangiare le Pringles. No, ma mi sento in colpa. Smettila. Io ho anche il No. Oddio, scusa. Ma sì, ho capito tutto. Dopo mettiamo i sottotitoli sotto. Perché siamo ancora sotto. Ma come funziona la sala del wifi? Non lo so. Oh mio Dio. Oh, che bello che stai dicendo. Cosa stiamo guardando? Che fai di? Cosa stiamo guardando? Bondage. Bondage. È una serie di serie con Netflix. Niente.
Appena tirato una bottiglia, sono a Indo in questo momento, ci siamo appena svegliati. Siamo al centro commerciale. Ciao tesori, siamo al centro commerciale. Abbiamo preso un sacco di cose. Ho appena fatto cadere una bottiglia di tè alla Bibi. Gli faccio, scusa Bibi, non ho fatto apposta. E lei, niente, niente, niente. Stavo cercando di non mandarmi a fanculo. Allora cosa abbiamo preso? Abbiamo preso un pacco di ciliegie. Scurissime, tra l'altro. Ma davvero abbiamo preso poi? Sì, certo. Ah, ok. Poi un pacchetto di albicocche, buonissime, un attimo. Poi un succo 100% frutto. Questo. Poi abbiamo preso della pasta, del pane per i tramezzini, i salumi. I pick up, i miei preferiti. Le girelle. Le girelle. Le patatine. Insomma, abbiamo di che mangiare in qualche giorno, non credi? Allora, sto tagliando le ciliegie. C'è anche tu pretendi, eh. Perché odio dover togliere il seme ogni volta, quindi me ne preparo un po' e poi le mangio così senza dover sputare il nocciolo, insomma. Intanto stiamo Sì, stiamo guardando, com'è che si chiama? Twinkie Winkie. Vabbè. È una serie dei cleptomani, praticamente. Io intanto sto cercando nel mio beauty di bellezza una maschera da farmi. E questa qua. Ho una di queste qua. Non mette a fuoco, porca miseria. Oppure io avevo intenzione di farmi questa perché sono tipo... No! Questa perché sono tipo 2 mesi che ce l'ho lì ed è monouso, quindi almeno la faccia me la levo dalle palle. Però non capisco se è tipo scaduta o qualcosa, spero di no. Allora, vi siamo andati a fare un giretto, all'alba delle 21:40, perché oggi abbiamo... Sì, sì, è quello, perché abbiamo sonnecchiato tutto il giorno oggi, eravamo stanchi, ci siamo svegliati stamattina presto e quindi niente, stiamo facendo un girettino, tanto vi mostro, vabbè, non è che ci sia molto da vedere qui. Che puzza, Bibi, andiamo avanti, via. Vicini a Ponte Vecchio, adesso penso che andremo lì, faremo un girettino. Che bello. Poi ti faccio vedere le foto. Bibi, dove siamo? Siamo su un ponte di Firenze. Mamma mia, com'è quella. Mi piacerebbe salire. Saliamo? E siamo nella piazza più bella. Bellissimo. È bellissimo, sì. No, ma che bello. Volevo filmare questa reazione perché è la stessa che ho avuto tipo 5 volte fa. Secondo te perché siamo venuti qua? È fantastica questa città. Bibi, dove siamo? Alla ricerca di un giapponese. Alla ricerca di un giapponese che ci faccia una foto. Chiediamo qui quei due turisti, sono tristi. Questa la voglio filmare. Sorry. Cosa dico? Siamo... Sì, ma come lo muovi? Cioè? Scusa, mamma mia. Siamo davanti al Santa Maria del Fiore. È bellissima, davvero suggestiva. Bibi, se avete la possibilità di venirci, veniteci. Davvero, perché la consiglio a tutti. È la prima volta che la vedo, dal vivo ovviamente. È fantastica. Anche, soprattutto, il campanile e il battistero, davvero bellissimo. Adesso dei materiali stupendi qua, davvero fantastici. Adesso stiamo non rende in foto come si studia a scuola. Che calma. E niente, adesso stiamo aspettando. Sì, ma anche le fondamenta sono fantastiche. Scherzo. Adesso stiamo aspettando di mangiare. Poi abbiamo visto i bugnati di alcune palazzi. Sì, bellissimo. Mamma che belli. Adesso di cosa parlano due dell'artistico. Adesso aspettiamo di mangiare lì. Io provo a cercare Song Dracula. E poi niente. Poi facciamo un altro girettino. Ecco, cosa prendi? Che bel panorama. Bellissimo panorama. No, bellissimo, no, panorama. Questa canzone la conosco, come fa? Com'è che si chiama? No More. Adesso siamo in Piazza della Signoria, questa è la loggia dei Lanzi con Teo e Medusa. Questo qua è il David, la copia,
questo qua è Palazzo Vecchio, fighissimo. Dove è andata mia bibi? Ah, lì, eccola qui. Adesso andiamo in esplorazione perché stiamo cercando di capire che statue siano. Adesso siamo a Ponte Vecchio. Ponte Vecchio. Guarda che figa mia bibi. Tipo che spavento, visto. Mamma, che antipatico. Comunque mi sono spaventato perché ho fatto così. C'è un cinese così. Cazzo di ansia. Siamo su Ponte Vecchio in questo momento, mano nella mano, ad amarci. Comunque molto figo. Molto, molto figo. Consiglio a tutti di venire qua a Firenze. Già. Un altro che a Roma. Buongiorno a tutti. Oggi siamo ancora dove le fognature. E adesso stiamo andando al museo di Gucci. Vero Bibi? Sì. E a niente, adesso ci facciamo un girettino e alle 12 abbiamo il museo. Sentite che acustica? Ok. Adesso stiamo uscendo per andare. Siamo già usciti. Siamo già usciti. Ale? Siamo già usciti. Ale? Siamo già usciti. Per andare dove? Per vedere qualche negozio interessante. Momo, che è un negozio di articoli di vita, presumo. Che puzza di merda. Siamo ancora dove è il famoso cantiere. Ormai sono due giorni che ci passiamo. E comunque niente, adesso andiamo appunto a questo negozio, poi ci facciamo un giro in centro dei nostri. Ma guardate che figate queste cose. Io voglio questo stronzo di un borsone, ma costa troppo. Guardate che belli che sono. Io amo adoro, li amo troppo, ma tantissimo. Ma quanti sono fascio. Belli calzini poi. Sono un po' da Befana, Bibi, dove stiamo andando? Sul Ponte Vecchio. Sì. E oggi cosa abbiamo in programma? Oggi abbiamo in programma gli Uffizi. Esatto, gli Uffizi alla sera, tipo alle 7. No. E poi invece oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio. Cosa oggi pomeriggio abbiamo la Galleria dell'Accademia alle 3:30. E niente, adesso stiamo facendo un girato, stiamo preparando i panini da mangiare. E penso che troveremo un parchetto magari intorno a mezzogiorno stamattina. Andiamo a prendere le ultime cose da portare a casa dei nostri nonni, queste cose qui. Cerchiamo di prendere delle di mangiare, volevo dire, dopo aver preso le cose mangiamo, sì. E poi abbiamo i musei. Vale. Ti chiude il naso. Dove siamo, Bibi? A vedere il cinturino di bufalo. Di bufalo? Si chiamano così, non è che ha scritto bufalo con due F. Stiamo girando qui, Bibi. Di quanta roba? Di... Vi consiglio a tutti di venire a tutte parti. Quanta roba di pelli, di pelle, cioè. Sono un sacco di roba fatta a mano, esattamente. Ma fighissimi, sembra di stare quei mercati tipo di indiani, certo. Tipo del Marocco. Ma ci sono tanti italiani. Fighissimo. Noi allora, siamo nella nostra vacanzina a Firenze. Siamo a Firenze e siamo in un altro di questi negozietti vintage. Esatto. Questo si chiama Melrose Vintage. Ne abbiamo molto, visti, è molto bello. Ne abbiamo visti un sacco perché qui a Firenze ce ne, ne sono tantissimi. Visti tre. Cioè... Adesso entriamo e facciamo vedere tutto quello che c'è qui dentro. Thank you.
Buongiorno a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Ok, ma sono già le 6 e qualcosa. Siamo sempre dove c'è la fogna, perché noi facciamo sempre i video qui. E stiamo andando. Dove andiamo? Andiamo in un museo molto famoso che si chiama Gli Uffizi. Andiamo agli Uffizi. Oddio, santo, cosa tiro giù la rete. Andiamo agli Uffizi e niente. Ciao a tutti. Certo, io potevo mettere una maglia migliore. Noi stiamo uscendo adesso e Bibi, dove stiamo andando a buttare la spazzatura? Ovviamente noi iniziamo i video sempre al cantiere, come è giusto che sia, giustamente. Che caos. E niente, oggi praticamente torniamo a casa, purtroppo, e abbiamo da fare Palazzo Pitti e giardini di Bobo, che saranno bellissimi. I cittadini responsabili. Non si capisce un cazzo, qual è? Bene Bibi, adesso dove andiamo a fare colazione? Cioè dove andiamo, volevo dire? L'ho detto io, cazzo. Devi dire che andiamo a fare colazione. Non lo so. No, devi dire che andiamo a fare colazione. Andiamo a fare colazione. Sì. Però non sappiamo ancora dove. Quindi da qualche parte andremo a farla. Perché è Ponte Vecchio? Sì. Mi dai un bacio vecchio? Bibi, ti sei fatto male? No. Sai che mi hai gestato tutto. Appena arrivati a Palazzo Pitti, freschi di litigio perché la Bibi è un cagacazzo. Sono un cagacazzo. Sì, sì, sei un cagacazzo. E quindi Gli ho chiesto. Toh, prendi quel cazzo che vuoi. Io ho detto, io prendo quello che voglio, ho detto. Se bisognasse pagare per entrare ai giardini di Boboli. E io gli ho detto, non lo so. Non ti ricordi mai niente, non ti ricordi mai niente. Sei incazzato. Scrivete nei commenti se la Bibi è stupidina. Scrivete in tanti. Scrivete quanti problemi ha a dire queste cose lui. No, violento lui. Aia, ma basta. Voi non vedete perché non riesco a inquadrare. Ma mi sta stringendo non i fianchi. Non è vero, sento che viene. Sì, certo. Mi stai prendendo. Aia. Aido. Dai, muoviti. Aia, dai Bibi, cazzo, smettila. Tutto me che non ho registrato, dovete andare a vedere cosa è appena successo alla Bibi. Praticamente gli ha dato una cavalletta sul braccio, no? Dopo lì si è messo ad urlare tipo panico, tipo... Che schifo. E tutta la fila si è girata a guardarci. Però che schifo, ci sono davvero. Beh, ho preso i biglietti. Sì, io. Ho già spiegato comunque, mentre tu ti faccio via fare i tuoi. Mi fai male, guardate che cattivo che è. Cosa? Se lo fa male. Comunque la sentiamo. Ciao. Cosa sono, me lo sai dire? Ragazzi. Brava la mia Bibi. Bibi, dove siamo? In un museo. No, non in un museo. Siamo a Palazzo Pitti a Firenze.
una delle cose più belle sono i soffitti. Dai, sono i soffitti. Un cleptomane, mi ha rubato l'orecchino. Comunque che marmo è veramente fighissimo. Intarsiato, è bellissimo. Ma questo colore dalla telecamera non si vede molto, ma è tipo un lilla. Lilla, viola e bianco. Adesso abbiamo cambiato sala, stiamo entrando nell'altra sala. Sì, dammi sto cazzo di orecchino. Guarda di bene. Adesso siamo andati qua. Che bello questo. Mi piace molto. Ah sì, qua c'è il bagno di Napoleone. È bellissimo. Comunque deve essere molto piccolino lui. Entra in quella base. Lo faceva fuori. Si lavava nella vasca. Adesso siamo usciti dal palazzo perché è finito. Abbiamo mangiato un po' di boboli, esatto. Comunque Bibi, cosa ne pensi del palazzo? Bello, ma come tutti i palazzi di questo genere. Sì. Bello. L'architettura, i soffitti. Soprattutto i soffitti. I quadri insomma sono un po' sconosciuti. Sì. Però è bello perché era tutto diviso in stanze con tematiche della mitologia greca. Tipo la stanza di Marte, la stanza di Plutone, così. Erano molto belle, interessanti più che altro. Eleganti, direi. Vuoi sederti a bere qualcosa? Abbiamo trovato un bar, abbiamo sette. Io e la mia Bibi siamo scappati fuori dal bar, perché dopo aver visto il menù... 6 euro una Coca-Cola? Tipo Parigi, siamo scappati. Via, via, di corsa, di corsa. Queste sono scale. Ma questo non è una strada. Inizia a starmi antipatico. Quello lì. Però guarda, merita un botto, eh. Quindi facciamo una foto? Però lì. È magnifico comunque. Ripidissima. Dio santo, sto morendo. Guarda Bibi com'è atletico. Si crepa di caldo. Oddio. Una vista magnifica, ma abbiamo ancora un bel pezzetto. Ma noi stiamo prendendo le stradine, quelle interne, che sono all'ombra perché si muore davvero. Bibi è distrutto, poverino. Possiamo andare? Dove? Io. No, Bibi merita là in alto, eh. Sì, cazzo, devi vedere che vista. Siamo morti. Stiamo sudando come due vacche. Stancante, riposante, no, ho sbagliato. Dopo una lunga stancante salita, è una riposante seduta su quella panca. Stiamo salendo all'ultima salita e Bibi si è incazzato da morire perché è stanco e stufo e accaldato, come se io avessi freddo, no? Cioè, perché lui vuole essere sempre al centro dell'attenzione. Oh, adesso vediamo il panorama. Oh.
Non riesco a stare sotto. Bene, siamo arrivati su qui, che è la parte più bella. Andiamo a mangiare. Adesso andiamo a mangiare perché Bibi c'ha fame. Ma allora? Oh! Figa, 30 anni. Figa, stai calmo, eh. Qualcuno lo vuole? 20 euro. Ho alzato il prezzo. Dai, mi fai capire io e Bibi abbiamo appena fatto un patto. Un patto di sangue. Lui ha anche sputato sulla mano. Praticamente Bibi ha detto che non si vuole più lamentare. Cioè che non si lamenterà più delle cose. Io ci credo poco. Mi stai già venendo vicino io. Cosa devo? C'ha già gli spasmi. Adesso scendiamo da qua perché Bibi ha fame. Anche io ho fame effettivamente. E ho anche sete. Però proprio bello comunque questo posto. Ti è piaciuto? Molto. Veramente bello. Effettivamente. Stancante, difficile. Stancante, fa caldo. E sinceramente preferisco stare in un posto all'ombra o al fresco. Siete qui all'ombra. Sì, è vero. E invece cioè posto. Un po' lontano. Che c'è il fiume che passa in mezzo. Quello che è palazzo vecchio, eh. Sì, lo so. Ma è lontanissimo. Comunque stiamo uscendo. Abbiamo finito. Peccato, è stato molto bello. Per la felicità della Bibi siamo usciti. Mi ha appena chiesto se nascondessimo un'accetta. No! Non so che cosa voglia fare, sinceramente, quell'accetta. Deve essere stufo di me. No, ora accettarmi. Tu mi accetti. Fanculo. Comunque siamo usciti. No, ha detto la Bibi se... Cioè, cosa ci direbbe? Cioè, mi ha chiesto cosa ci direbbero in caso ci trovassero una certa addosso, no? Sì, con un coltello. Esatto. Però, sinceramente, non lo so. Se lo sapete voi, scrivetelo nei commenti. L'aria, l'acqua, volevo dire. Buon appetito. Questo è l'anello? No. Grazie. È arrivato il secondo. Posso assaggiarlo? Certo che puoi assaggiarlo. Oh guarda, si vede il mio riflesso degli occhiali. È una delle ultime volte che vedremo queste bellezze del... Per un po'. Per un po'. Perché ci torneremo. Oh, sicuramente. Per faremo strada. Sì, di polli. Ma adesso che spacco un braccio se non la smetto. Che figo, che figo. Tanto bello, sembra un dipinto. Sì, sì, cambiamo strada. Comunque dietro di noi c'è la fantastica chiesa, il Duomo, Santa Maria del Fiore. E adesso stiamo, siccome abbiamo finito le visite, poi tra l'altro tra qualche ora dobbiamo tornare verso la casa, che poi dobbiamo tornare in stazione. Stiamo facendo gli ultimi giretti. Ora, adesso vi faccio un indovinello. Dovete dirmi chi tra queste persone avete già visto. Sarà il cinesino qui? Non credo. Sarà forse la ragazza che si sta scartavetando il collo? Non credo. Forse è quella ragazza con la maglia righe? Non credo proprio. Forse è quel ragazzo che sta cercando di farmi segno? Ah, con la bottiglia della Coca-Cola in mano. Forse sia lui. Però non lo sto cagando per niente. Infatti una donna qua me ne darà secche. È quello che fa il figo. Forse è lei quella dietro. No, non credo, penso sia Bibi. È Bibi, è lui, è mio. Oh, finalmente è il suo turno. Adesso quando arriva qua lo sgrido. Gli dico che ci ha messo un sacco di tempo. Ah no, dovrei svuotarla, pulirla. Questa è canalese. Devo svuotarla, pulirla. Penso anche lei perché è la moglie. Questa è. Ah ok. Devo svuotarla, pulirla e adesso arriverà qui, mi auguro, spero. Ce l'abbiamo fatta forse. 3 days later. Ma cosa sta facendo?
quella dietro. Stufa. Stufa, stufa non ne può più. Anch'io non ne potrei più, mi stai a riempirla tutta. Direi Bibi basta, dai, staccati da quella fontana e vieni via. Cioè, tra un po' finiamo la pompa dell'acqua. Ha messo dentro tutto l'acquedotto, voglio dire. Non esce più acqua. 3 ore per riempire una bottiglia. Ci hai messo troppo, mi dispiace. La bevo solo io allora. No. Beh, ultima volta qua davanti, beh, ovviamente torneremo, ovviamente. Comunque vuoi riempire un'altra bottiglia d'acqua? Mi dai un po' d'acqua, baby. Dai, dammi un po' d'acqua. Non mi dissete nemmeno. Beh, comunque questa città è stata bellissima. Questa vacanza è stata veramente bella. Sento già che sta finendo, mi viene da piangere. Comunque è stata davvero bellissima, vero BB? Bellix. Dove dobbiamo andare? Comunque bellissima è stata, vabbè, la città è sempre bella, ma poi stare con la mia Bibbia è bellissimo. E niente, adesso però purtroppo è arrivata l'ora di andare a casa e ci stiamo dirigendo verso la nostra casetta a prendere le valigie e poi andremo in stazione. Andremo in stazione, però abbiamo il treno alle 7, quindi torneremo un po' più tardi. Quindi, però comunque fantastica. Bibi, che si fa? Adesso stiamo... Voglio controllare se c'è qualche offerta sull'auto. Siamo in stazione al McDonald's e stiamo per tornare a casa. Tra un'ora abbiamo il treno e quindi niente, cioè si torna a casa purtroppo, però la mia Bibbia resta da me ancora. Vero? Sì. La mia Bibbia resta da me ancora e adesso vogliamo prendere qualche cosina da McDonald's per far puzzecchiare tutto il treno di fritto. Guarda un po'. Non è che ti devi specchiare. Vi stavo dicendo, scusate, stavo preparando il mio ordine. La Bibbia, guardate com'è bella, bellissima. 30. Sì. È la vita. Di cui non ti si può tornare un attimo indietro per fare qualche minuto di ritardo. Sofia, ce l'abbiamo fatta, siamo saliti sul treno dentro. Che stanchezza. Non ci voglia di tornare a casa. Scendiamo. C'ero io contatto. No. Io intanto mangio crocchettine. Proprio in grasso, mi chiedo perché. Perché? Dilemmi del momento. No. Arrivati in centrale a Milano, che palle. Per farvi capire la situazione momentanea, 8.000 borse, sacchetti, ce l'abbiamo fatta. Però cioè c'era un caos con le macchinette dei biglietti perché non c'era una macchinetta che andava, non va nemmeno l'applicazione dei biglietti, e infatti tipo siamo rimasti bloccati qua a Milano perché non siamo riusciti a fare i biglietti per il ritorno per Treviglio, perché dobbiamo arrivare a Treviglio e poi ci vengono a prendere in macchina. Solo che è stato un po' un caos perché appunto non riusciamo a fare il biglietto, però adesso ce l'abbiamo fatta, non l'abbiamo fatto, siamo saliti senza farlo perché c'era un blocco nazionale, non so, dell'applicazione dei servizi che facciamo in Italia, quelle cose lì, e quindi nulla. Adesso siamo sul treno, però ce l'abbiamo fatta e dovremmo partire tra poco. Tanto la Bibbia compresa al telefono. Guardate che bello, che è bellissimo. No, via.
bella la mia Bibbia, guarda, io non la scambierei più per nessun altro luogo. Adesso mi lancia qualcosa. Bibbia del futuro che guarderà questo video quando smetterà di telefonare. Io ti amo tanto, tanto. Dai davanti. Siamo arrivati a Treviglio. Che palle. Siamo arrivati a Treviglio, siamo morti, sudati, fradici e tutto. E niente, speriamo che questo video vi sia piaciuto, la nostra vacanzina insieme. Iscrivetevi al nostro bellissimo canale, continuate a vedere, a guardare i nostri video. Mettete like. Ciao a tutti.